Hola bebés, come state? Benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi siamo in centro Misano, nella pizzeria della mamma di Seba. Siamo appena arrivati e siamo venuti a pranzare qua. Sono le 4.31, infatti ho aspettato Seba che finisse di lavorare per pranzare insieme. Poi è arrivata la mia sorellina oggi. Ciao! La Kiki, mia sorella la Iesi è una paccura, non so se viene, poi la Selena. Mati, dopo ve lo faccio vedere, è troppo carino, che il suo papà se l'ha portato a fare un giro. E dopo andremo al mare, staremo un po' qua in centro, dobbiamo prendere un gelato. Quindi dai, continuate a guardare questo vlog. Eccolo qui, eccolo il mio principe. Ciao Mati, hai il mugire del signor. Guardate le ciabattine, cioè vi prego, guardate le ciabattine. Il cappellino, sembra che l'ha messo al contrario. Amore, sì. Comunque, ieri la mamma di Seba mi ha dato appunto questo girello e lui ci sta benissimo, e lui è abbastanza piccolino ancora, 6 mesi, e comunque ci arriva con i piedini, quindi è perfetto proprio. Poi questo qui si possono mettere anche le molle sotto e salta ogni volta che lui si muove, solo che li ho lasciati a casa e quindi è così. Ma gli piace un sacco, si piace tantissimo. Allora, ho appena chiamato la Yusi, cioè lei ha chiamato la Yusi, ha detto che qui si sta riposando un attimo e poi vengono qua. Poi se mai andiamo un attimo al mare, che almeno faccio fare un bagnetto alla Kiki, bagno un po' i piedini alla Sele, anche alla Sele sicuramente vorrà, ma anche a Mati. Poi ho chiesto adesso una pizza con le patatine e la salsiccia, ce la posso fare a parlare? E così. Non gli piacciono. Gli piace di più il cibo solido. Il cibo solido gli piace di più. Le pappe non. Le cose tipo un luogo in mano che glielo do tipo a fettine, queste cose così gli piacciono di più. Esatto, esatto, esatto. Allora mi sono scordata di registrarvi, ma ho preso la pizza, questa qui che vi avevo detto, e questa qui che era della Kiki, che adesso me l'ha data a me. Era della Kiki. Adesso la. No, la povera guancina. Per mangiare il cigno. Dio mio, siete uguali, cavolo. Abbiamo visto 2 euro. No, Dio. Diciotto. 12. Turista 23 42. Beh, hai vinto 2 euro, ti sei ripreso quello che hai perso. No, tre giù. Ah, 2? No. Io? O? 33? No, 33. No. Quanto? No, secondo me qua non diciamo niente. 11. Dopo, dai, vai avanti. Guarda solo i numeri. 37. Mm. 24, dai l'altro, 20, no niente, mannaggia la bella. Saluti i daddy. Ciao daddy. Ciao. Ciao daddy, io sono cresciuto un sacco. Ormai sono un signore vissuto. Arrivati al mare con la Sele e la Kiki. E lì c'è Smart che mi sono disegnare. Devo lasciare qui, solo che è plasticoso questo, il sole è caldo. Qui c'è la Yusi.
Devi buttare l'acqua, amore. Aggiù. Piano, amore, piano. Devi buttare l'acqua, Sele. No, Sele, no, non l'acqua, ma pulino. Serena? No, vado di grido. Allo! L'ho fatto due volte. Guardate con i piedi, ha fatto un buchetto qui. C'è la Kiki che sono uscita con la sella. Solo con la sella era tutto bagnato da casa nella sabbia, quindi è tutta sporca di nuovo. Abbiamo finito la giornata al mare. Sono qui con questa lagnettina. No, è chiuso, amore, hai visto? Non c'è nessun bimbo. Dopo quando aprono veniamo, cosa ne dici? La sera mi sa che lo... Guarda. Vuole andare lì? Vuole andare a giocare lì, ma è chiuso. Comunque, si sono divertiti tanto. Aspettate. Guarda, scusati, guarda la... Oh, però hai visto che è chiuso. Poi vai in pizzeria di nuovo. C'è Mati che sta giocando al suo girello, la Sele è scalza. Guardate la Kiki che sta morendo di fame perché sei piena di sabbia, amore. Dimmelo però. Scusa, l'ho notato adesso. Scusa, mi stai guardando tutto il tempo. Senti, la sono una signorina. Ecco la Kiki che si mangia il suo cartone, la Sele ha chiesto il bollone e la Coca-Cola. E io ho fatto addormentare Mati perché devo andare a farmi le unghie. Perché guardate questa crescita. Guardate. Cioè, no. Allora, come vi stavo dicendo prima, devo andare a farmi le unghie. Perché in pratica mi si sono spaccate due unghie, tipo di un lato, e mi sta facendo un male cane. Infatti la ragazza, gli avevo chiesto un appuntamento, me l'aveva dato domani a mezzogiorno. Solo che non ho nessuno con cui lasciare Mati perché... E a pranzo sicuramente in pizzeria dalla mamma di Sego saranno pienissimi. E quindi a mezzogiorno non riuscivo, gli ho detto se riuscivo più tardi, ma lei non ce la fa. Quindi mi ha detto che potevo venire adesso alle 9:15. E quindi, dato che c'era mia sorella lì, gliel'ho fatto addormentare, così non lo... cioè deve solamente dargli un'occhiata. E io sono andando a piedi. E è qui vicino, dai, ci metto 10 minuti. Sono le 02. E niente, quindi ve le faccio vedere tipo come ce le ho adesso e poi come le avrò dopo. Guardate il cielo, cavolo, quanto bello. Nella fotocamera sembra arancione, ma è rosa nella realtà ed è molto più colorato. Mamma mia, che bello, cavolo. Allora, queste sono le mie unghie. Come vedete qua c'è tipo un pezzo qui che si alza, non so se si vede. E anche qui c'è tutta spezzata. Quindi tra poco vedrete le mie unghie nuove. Sono arrivata qui, è dove faccio io le unghie. Ok, sono uscita. Ormai è notte. Poi la Yusi mi ha chiamata già due volte. Quindi devo far veloce perché forse Mati sta facendo qualche lagnetta. Allora vi faccio vedere le unghie. Guardate quanto sono belle. Cioè le ho avute così corte. No, cioè io sono troppo... sono troppo belle, cavolo. Sono bellissime, aspettate. Vedete che queste... cioè, sono bellissime. Aspettate che c'è un cosino. Benvenuti a Misano. Oh, sto cadendo. Siamo vicini al centro di Misano. Ci sono un sacco di alberghi. Zia, respira. No, Cri. Dio boh, guarda. Una pizzettina. Sì, vengo a parlare.
Guardate che bubetto. E mo c'era il tigno. Guarda, dai, mi dite pure. E Peppe. Mo c'era il tigno. Mo c'era il tigno. Mo c'era il tigno. E mo c'era. Ehi, è mia la Coca-Cola! Colore stagionale. Qui quest'anno non lavorano neanche lui. Sei una peste? Caffè no! Va bene, lui! Che ti amo di mangiare? Non si vedono. Buongiorno. Ieri mi sono scordata di chiudere il video. Sono le 9:26 del mattino.